Buongiorno cari ricercatori, mi preme molto parlarvi di un'esperienza che sto conducendo ormai da tanti anni e questa esperienza si chiama Laboratori di Coscienza Integrale del Corpo. Questi laboratori che ho cominciato a organizzare già 15 anni fa hanno una particolarità, ovvero sono delle esperienze di gruppo in cui viene affrontato l'individuo in tutte quante le sue tematiche e in tutti quanti i suoi aspetti. Quindi viene affrontato un lavoro approfondito in cui il corpo è in primo piano, il corpo sempre come esperienza totale di sé, le emozioni naturalmente, quindi la capacità di esprimere le emozioni che sono bloccate nel corpo e naturalmente anche tutto l'aspetto fondamentale della comprensione, quindi la capacità di inserire il proprio vissuto emotivo e tutte le sensazioni corporee nell'ambito della propria storia. Ma l'elemento ancora più importante, che ritengo sia fondamentale in ogni psicologia integrale, olistica, transpersonale, è l'elemento del sé interiore, dell'anima individuale, di uno spazio profondo che la psicologia tende ancora a trascurare troppo. Questo spazio profondo corrisponde a una esperienza che io chiamo l'esperienza di presenza. Naturalmente non sono il solo a chiamarla in questo modo. Che cos'è l'esperienza della presenza? La presenza è uno stato in cui si ha la percezione chiara di esserci, di vivere, nell'istante. È un'esperienza in cui non si vive attraverso la mente, non si pensa la vita, ma si sta e l'esperienza di sé diventa vivida, nitida e si ha la capacità di comprendere, di discriminare, di percepire quello che sta accadendo dentro di sé e fuori di sé. La presenza è qualcosa di incredibilmente semplice ma fondamentale per l'essere umano e nasce dal contatto con il cuore, con il centro del cuore, con questo centro di coscienza che va al di là dell'ego e che ci rende più reali e più vivi. Il laboratorio di coscienza integrale del corpo è quindi uno spazio di lavoro totale, globale su di sé, che può occupare un giorno, due giorni o anche tre giorni e che ha quindi lo scopo non soltanto di cercare di risolvere conflitti e quindi tutta una serie di atteggiamenti del nostro carattere che ci impediscono di vivere in maniera più completa, ma soprattutto di sviluppare questa percezione positiva di vita. Quindi non lavorare soltanto sull'ombra, ma lavorare anche sulla nostra parte luminosa. In questo contesto sociale è importante considerare il lavoro su di sé anche al servizio degli altri. Non ha senso ormai trovare un'armonia e un equilibrio se questa armonia e questo equilibrio non vengono anche offerti alle persone che ci stanno intorno. Il lavoro di trasformazione deve essere anche un lavoro di trasformazione per la Terra.